Benvenuti a questo appuntamento di Bergamo Film Meeting della sezione Incontri, Cinema e Arte Contemporanea, che è nato dalla collaborazione tra The Blank e il Festival. Io sono Sara Tonelli, responsabile dei progetti educativi di The Blank. E sono qui per introdurre la protagonista di questo appuntamento di oggi, Deborah Donadio, attrice, regista, doppiatrice, coach Liz. Benvenuta, Deborah. Ciao, grazie. Benvenuta di nuovo. Prima di lasciare spazio a Deborah, contestualizzo brevemente questo appuntamento. The Blank, attraverso Listen Project, lavora ormai da diversi anni sull'accessibilità dell'arte contemporanea e sulla partecipazione, sull'attivazione della partecipazione delle persone sorde in ambito culturale e artistico. In particolare, uno degli obiettivi più ambiziosi del progetto è quello di valorizzare il lavoro di giovani professionisti sordi e per questo motivo abbiamo voluto raccontare il lavoro di Deborah in ambito cinematografico, un ambito che ha moltissimi punti di tangenza con quello all'interno del quale ci muoviamo noi, quindi l'ambito strettamente artistico. Deborah ha un curriculum ricchissimo, sempre estremamente difficile da sintetizzare, senza lasciare fuori qualcosa di fondamentale. Classe 1993, ma davvero all'attivo una quantità di esperienze estremamente interessanti da conoscere. Quindi direi, lascio direttamente la parola a lei. Deborah, prenditi tutto lo spazio che ti serve, per favore, per raccontarci il tuo percorso di formazione, percorso professionale e anche il modo in cui si è intrecciato con la sordità. Bene, innanzitutto voglio ringraziare le interpreti perché oggi ci sarà il servizio di interpretariato sia in lingua dei segni che in lingua parlata e quindi questo è un simbolo di accessibilità completa. Spero di non annoiarvi, proverò a raccontarvi la mia storia. Hai ragione. Anche io, a volte quando guardo il mio CV, penso, caspita, ho fatto tante esperienze in un breve periodo. È bello perché ognuno trova la propria strada. E si capisce quando la strada è giusta e quelle che possono essere le vie sbagliate. Quindi la strada giusta, insomma, bisogna ringraziare qualcuno o qualcosa, si capisce qual è. Io sono nata a Policoro e vi chiederete dove sia. È un piccolo paese della Basilicata. Vengo da una famiglia di persone sorde e quando lo dico sono sempre contenta. Questo mi rende orgogliosa, sono contenta di avere genitori sordi e grazie a loro, alla loro sordità e alla mia, forse ho iniziato questo percorso. Non so se fossi nata udente, sarei arrivato meno a trovarmi su questa strada, perché la maggior l'ignoranza delle persone mi vede magari come una persona disabile e a me fa piacere presentarmi per quella che sono e per le capacità che ho. Io ho frequentato una scuola pubblica e sapete che i bambini sordi sono affiancati da insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione. E l'assistente alla comunicazione, però, nel mio piccolo paese non era una figura molto riconosciuta. Sicuramente l'insegnante di sostegno mi è servita, però il mio problema era appunto la difficoltà comunicativa.
Io non avevo bisogno di un sostegno, quindi sicuramente sarebbe stato più adatto una figura come assistente alla comunicazione, perché mi avrebbe aiutato, aiutata in lingua dei segni. Io ho sempre sognato di avere un interprete in classe, è stato il mio grande sogno, che però non si è mai realizzato e non ho neanche mai avuto un assistente alla comunicazione. Forse per il fatto di avere avuto queste difficoltà comunicative, sono cresciuta in fretta. Ho dovuto superare gli ostacoli che mi trovavo sul cammino, perché gli insegnanti hanno sempre un po' sottovalutato il fatto che la difficoltà comunicativa non significasse non essere attente. Mi dicevano sempre: ah, sei poco attenta, ma io non sentivo quello che capitava. Quindi, diciamo, queste difficoltà e le strategie per superarle mi hanno fatto crescere in fretta. Ho dovuto pensare a come superare le difficoltà e come orientare il mio interesse in altre attività, perché io sono una persona dinamica e le mie insegnanti di sostegno, che sono sempre state brave, brave, avevano capito che io non avevo necessità di un sostegno propriamente detto, perché appunto non avevo delle disabilità o dei deficit cognitivi. Avevano capito quelle che potevano essere i miei talenti e per quello che poi dopo sono stata anche supportata nel mio percorso. Io ho scelto di frequentare un istituto di moda. E all'interno dell'istituto di moda c'erano tante attività artistiche, tra cui anche il teatro. Alla scuola media, mi ricordo, nel laboratorio teatrale io venivo sempre scelta a impersonare la protagonista. E io mi sentivo un po' diversa, non sapevo se fossi capace o meno. Da bambina è normale non essere sicure di sé e avere magari un'autostima ancora fragile. Però tutto sommato io ho sempre accettato le sfide. E al termine della scuola ho deciso di trasferirmi a Roma. Ma avevo già avuto esperienza, ero già stata 2 anni a Roma. Ho fatto un periodo. Ho trascorso 2 anni alla scuola all'Istituto Magarotto e ho intrapreso un percorso che non mi piaceva perché mi sono iscritta appunto a economia aziendale, non ero portata assolutamente per le materie matematiche, non c'erano curricoli relativi all'ambito artistico e per cui dopo 2 anni me ne sono andata. Purtroppo la pecca è che gli istituti specializzati per l'educazione dei sordi sono spesso orientati alla ragioneria e quindi non ricoprono diversi ambiti formativi. Quindi sì, sono molto legati all'economia, questo mi dispiace, quindi non era il mio caso e ho deciso di cambiare percorso perché il mio obiettivo non era stare con i sordi, ma dovevo pensare a quello che poteva essere la mia passione, quindi un percorso formativo legato a quello che era una materia di interesse. Però, grazie a quell'esperienza, ho scoperto la grande città, ho capito che
Roma, la grande città, ha tante possibilità diverse rispetto a un piccolo paese, quale quello dal quale provenivo. Perché a Roma ci sono accademie, ci sono multisala, cinematografici, cinema che proiettano film con sottotitoli, tantissime, tantissime offerte. In confronto il mio paese di 16.000 abitanti, capite bene, insomma, la differenza che può esserci. Quindi, dopo il conseguimento del diploma, mi sono trasferita qui a Roma. E per fortuna, ringrazio i miei genitori, mi hanno dato fiducia. E mi hanno lasciata andare. Mi sono quindi trasferita qui a Roma. Da quel momento è cominciato il mio percorso, la mia formazione professionale ha avuto inizio. Ho iniziato a frequentare un corso accessibile. Un corso di teatro tenuto da Giuditta Cambieri e Francesco D'Amico. Loro due provenivano dall'ambiente del cabaret e avevano aperto in quel periodo un corso di teatro accessibile. Giuditta, veniva dalla scuola, di Cinecittà. E Francesco è l'unico sordo iscritto all'Accademia di Recitazione, l'unica persona sorda. Quindi, quando ho saputo di questo corso, ho provato e ho pensato di partecipare. Io non conoscevo il mondo accademico, pensavo di poter incontrare delle difficoltà per quanto riguarda l'accessibilità e quindi ho scelto la via più facile. Il fatto che fosse un corso di teatro di cui sapevo l'alto livello professionale perché la compagnia Giuditta e Francesca avevano già fatto una tournée in vari teatri d'Italia e a Matera avevo visto il loro spettacolo, quindi il livello professionale offerto era molto alto e ho deciso di iscrivermi per avere qualche elemento in più. È stata un'esperienza molto bella, la compagnia era un gruppo molto unito. È stato difficile perché, sapete, in ambito di cabaret trasferire l'ironia, le battute, le gag dalla lingua italiana alla lingua dei segni, mantenerne i tempi, i ritmi, i tempi dialogici, è stata una bella sfida. E dovevamo trovare la strada per far arrivare al pubblico sordo quest'ironia. Tra l'altro, insomma, abbiamo girato, siamo stati a Milano allo Zelig, è stata proprio una bella esperienza. E dopo il corso avevamo fatto anche uno spettacolo. Ho incontrato sulla mia strada il Cinedef, perché in quel periodo il Cinedef aveva pubblicato un annuncio, cercavano dei volontari da inserire nell'organico e io con piacere mi sono presentata perché ero curiosa di scoprire come fosse organizzato il dietro le quinte del cinema sordo. Torno un po' indietro e vi racconto della mia infanzia. Sono sempre stata appassionata di film e da bambina guardavo sempre la televisione, ero attirata perché è un linguaggio molto visivo, mi piaceva guardare l'espressione degli attori e immaginavo quello che si dicevano.
Io da bambina viaggiavo molto di fantasia e quindi con il linguaggio televisivo mi piaceva immaginare la storia. Io da bambina non leggevo i sottotitoli. E poi i cartoni animati in cassetta, vi ricordate che si usavano le cassette? Ti ricordi, Sara? Usavamo le cassette, ma le VHS non contenevano proiezioni sottotitolate. Oltretutto, in televisione c'era un unico programma sottotitolato che era Beautiful. Molto interessante, educativo, accidenti. Io sono cresciuta guardando Beautiful, però ero interessata, volevo vedere anche altri programmi. Mi piaceva viaggiare con la fantasia, immaginare quello che si dicevano gli attori. Quindi, quando è uscito l'annuncio del CineDef, mi sono presentata volentieri, volevo lavorare con loro ed è stata un'esperienza molto interessante perché ho trovato una bella squadra, persone sorde e udenti insieme, usavamo la lingua dei segni e questo mi ha fatto capire che sì, era proprio il posto giusto, adatto a me. E quindi mi sono buttata in questo ambiente a 360 gradi e ho supportato tutta l'organizzazione. Per sfortuna, tante persone, diciamo, sorde sono un po' riluttanti a lavorare nel team misto, quindi non accettano la collaborazione tra sordi e udenti. Ma io penso che, come per tutti, sordi udenti, ci sono persone con difetti e senza difetti, con qualità e senza, che sfruttano o che non sfruttano. L'importante è dare credito ai progetti di valore e quindi coinvolgere le persone con quell'obiettivo. Naturalmente sono primi passi. L'importante è dare visibilità perché in fondo noi sordi cosa vogliamo? Semplicemente vogliamo dare visibilità alla lingua dei segni e farci vedere come persone che sanno. Ma se cominciamo a rifiutare le occasioni, questa visibilità verrà meno. Del resto, creare un progetto perfetto è difficile, sicuramente serve tempo, serve esperienza, serve appunto mettere insieme le idee. E sicuramente rispetto all'inizio in cui appunto le persone erano completamente inesperte e disorientate, abbiamo fatto dei passi avanti. Grazie al CineDef, poi ci sono state di conseguenze altre occasioni. L'Istituto Statale dei Sordi di Roma. Io devo ringraziarlo perché devo veramente ringraziarlo perché è stato un punto di riferimento per me. Da quando sono entrata all'istituto mi ha dato la possibilità di fare tante esperienze diverse. E ho capito di essere sulla strada giusta, perché proprio nel periodo in cui ho iniziato a frequentare l'Istituto dei Sordi sono arrivate altre occasioni. Quindi non so, è come se fosse stata una calamita, ci fosse stata una calamita ad attirare tutta questa serie di coincidenze. Durante appunto l'inizio della mia frequentazione all'Istituto dei Sordi, ho saputo che si erano aperti i provini per il casting allo spettacolo Figlio di un Dio Minore, il film, un vecchio film, sicuramente l'avrete visto anche voi. Sì, è un film vecchio e in quel periodo avevano riadattato alla rappresentazione teatrale.
La compagnia era seria. Ci sarebbe stata una tournée italiana. E quindi l'impegno che si prospettava era di un certo tipo. Anche il lavoro richiesto era di un alto livello, quindi sicuramente ero emozionata perché al casting le persone da selezionare erano tante e io non sapevo come funzionasse un casting. Del resto, non avevo mai frequentato un'accademia o un'accademia di teatro o di cinema. Poi, per fortuna, mi era stato spiegato che avrei dovuto rappresentare una battuta e ho sostenuto il provino. Ma le persone sorde presenti non sapevano come si sarebbe svolta la prassi. Perché le occasioni per i sordi di presentarsi a dei provini sono veramente poche e quindi non sapevano come funzionasse. Sono stata selezionata, insomma, al termine mi hanno dato questo esito e quindi ho fatto la tournée con la compagnia e ho imparato tantissimo. Ho imparato tantissimo e devo ringraziare Giorgio Lupano, l'attore della compagnia. E adesso vi faccio ridere, perché io mi ricordo quando ero piccola, guardavo sempre un programma serale, un telefilm sottotitolato. E il personaggio principale era Giorgio Lupano. Non so se ve lo ricordate, il telefilm si chiamava Paura d'amare. E quindi trovarmi con lui a recitare nella stessa compagnia mi ha provocato una forte emozione. Cioè, immaginatevi come mi potevo sentire le prime volte. Questa esperienza teatrale, l'esperienza al Cinedef, mi ha portato poi a fondare la cooperativa EasyMade. E con EasyMade ho avuto la possibilità di essere la Liz Coach di Valeria Golino, l'attrice. La Liz Coach è proprio un ruolo di supporto qualora debbano essere, diciamo, trattati dei personaggi sordi, segnanti. E la possibilità di fare la Liz Coach non partendo da una formazione scolastica, accademica, ma da un percorso più pratico di lavoro, mi ha dato la possibilità di integrare il mio CV. E quindi non so, forse è stata quella calamita che mi ha indirizzato e mi ha, diciamo, aiutato a aumentare le mie esperienze pratiche professionali rispetto a quelle, più formative o scolastiche. Quindi sì, forse è stata una calamita. Ok, dovrei avere finito, quindi ho raccontato tante cose, ne avrei altre da raccontare, ma ho comunque cercato di stringere per non annoiarvi. Quindi se ci sono domande ancora. Assolutamente no, questo conferma che la difficoltà non è soltanto mia di sintetizzare il tuo curriculum, ma se anche tu fai fatica, allora non mi sento così in colpa. Del tuo percorso, però, volevo chiederti partendo proprio dall'esperienza di Cinedef. Del quale tu sei parte proprio dell'organizzazione. Probabilmente non tutti quelli che ci stanno guardando sanno che cos'è Cinedef. È l'unico festival del cinema sordo in Italia, è un festival internazionale, ma oltre a non sapere che cos'è Cinedef,
forse la maggior parte delle persone che ci stanno guardando non hanno nemmeno un'idea precisa di che cosa sia il cinema sordo. Tu l'hai citato più volte, parlando del tuo percorso, parlando anche di CineDef. In realtà, però, è qualcosa che poche persone conoscono, probabilmente poche anche delle persone appassionate di cinema che in questo momento ci stanno seguendo. Ci vuoi aiutare a chiarire un po' meglio, che cos'è questo cinema sordo che abbiamo menzionato? A questo punto forse potremmo vedere qualche cosa e poi no, ne parliamo insieme, lo spiego più nel dettaglio. Dai, diamo un'occhiata. Hai mai sentito parlare di cinema sordo? Non sordo ma muto, insomma. Penso sia una forma di cinema muto, immagino. No? Ci posso arrivare, nel senso non ne ho sentito parlare, però posso pensare cosa mi suggerisce questa parola. Cinema sordo. Cinema sordo, allora stiamo parlando di audio, però quello è il cinema muto a quel punto. Io non lo so, potrei neanche dire cinema muto, perché il cinema muto è una cosa, sorda è un'altra. Cinema fatto per i sordomuti. No, sordo Cosa? non ho proprio mai sentito. Ah, ecco. Allora potrebbe. Allora l'unica vaga idea che possa avere, penso sia un tipo di cinema dedicato a persone con poca capacità uditiva. Cinema sordo, sì, se non sbaglio è quel cinema che stanno approntando per i ragazzi, insomma, disabili, diciamo, no. Non lo so, non ci arrivo. Beh, grazie, direi che già questo ci ha spalancato decisamente una porta. Quindi il cinema sordo non è solo una questione tecnica. Esattamente, questo emerge. La protagonista è la lingua dei segni. Il CineDef è internazionale. Questo significa che sono presenti tante lingue dei segni, ma non solo, sono presenti anche tecniche artistiche portate dai sordi stranieri. E vi faccio questo esempio. Al CineDef abbiamo visto che in Inghilterra gli artisti sono davvero esperti. E producono una qualità di film elevata.
perché da tanti anni che fanno un cinema professionale e ho scoperto il perché. In Inghilterra ci sono i contributi per la produzione, per la realizzazione del cinema sordo. E quindi è più facile realizzare e produrre un numero elevato di materiale audiovisivo. Producono serie appuntati, documentari, film. Del resto il Cinedef ha capito che l'accessibilità è data non solo dal fatto che la proiezione sia sottotitolata, ma dal fatto che lo schermo abbia un linguaggio visivo, quindi un linguaggio che è compreso da tutti, che si possa capire da tutti. Come io, ad esempio, tante volte dico devo vedere per credere. Conoscete il famoso detto. E quindi anche il Cinedef fa vedere. Al Cinedef si possono vedere gli artisti e si vede appunto che anche i sordi sono capaci. Certo, la difficoltà è la formazione, il reperimento dei contributi. In Italia il Cinedef è poco partecipato e va avanti solo grazie all'impegno, allo sforzo per produrre materiale di qualità. Perché nonostante non ci siano contributi al cinema sordo, un plauso agli artisti che lavorano e si sforzano per ottenere appunto contributi e per realizzare le proprie opere. Il Cinedef è uno stimolo per le persone italiane a continuare la propria strada. La sordità è al centro. E quindi è la protagonista dello schermo, come la lingua dei segni. Ma perché la sordità è la protagonista? Tanti registi, anche udenti, possono partecipare, ma gli udenti hanno il vincolo di presentare dei lavori che abbiano come tema la sordità, e questo è per sensibilizzare, per mostrare un punto di vista esterno al mondo propriamente detto della sordità. Invece i registi sordi possono ma portare materiale di qualsiasi genere, quindi film d'azione o documentari, film horror, i generi che insomma più si addicono al proprio stile. Chiaramente per partecipare al festival è necessario superare una selezione, come per il Bergamo Film Meeting ci sono dei criteri d'accesso, ma questo vale per tutti i festival di cinema e in ambito artistico. Ecco, a proposito di questo che dicevi, hai detto poco fa, la lingua dei segni è uno degli elementi al centro, del cinema sordo, e quindi di conseguenza anche di Cinedef. A proposito di diversità linguistica e specificità culturale che si intreccia strettamente con la dimensione linguistica, lavorando in quest'ambito da qualche anno, mi sembra di poter rilevare a livello generale, in ambito culturale, un'attenzione crescente nei confronti della diversità linguistica e culturale, che di riflesso sta diventando anche una sorta di nuova attenzione nei confronti della cultura sorda e della lingua dei segni. Ci sono dei segnali all'interno della televisione, all'interno, uscendo strettamente dall'ambito cinematografico, ampliando la sfera culturale in senso più ampio. Ci sono addirittura serie TV, Netflix legate al tema della sordità. C'è però, come dicevi tu, tantissimo da fare anche, prima di tutto, in termini istituzionali, per quanto riguarda l'accessibilità e l'inclusione delle persone sorde nel mondo del cinema. Ma ti chiedo, secondo te,
si sta percorrendo una strada giusta, si stanno aprendo delle strade giuste, quali sarebbero eventualmente gli spunti da seguire per lavorare nella direzione corretta, o siamo proprio ancora in una fase precedente, siamo ancora nel marasma del cercare di capire quale direzione intraprendere? Sì, hai detto una cosa giusta. Si è aperta una porta, perché è chiaro, vedo che la sordità, protagonisti sordi, stiano aumentando. Però è vero che c'è anche molta confusione. Perché di solito dovrebbe essere la persona esperta in un campo, in un ambito, essere coinvolta, ma spesso le persone sorde vengono coinvolte pur non avendo esperienza e quindi non si coinvolgono persone competenti in quel determinato ambito. Perché se c'è da fare la lingua dei segni, allora si prende la prima persona sorda che si trova o si prende un interprete perché conosce la lingua dei segni. Questo è abbastanza rischioso, perché bisogna avere una chiara rappresentazione di quella che è la sordità per poterla trasmettere. In fondo, all'interno della comunità sorda, quanti tipi di sordi esistono? Una volta la comunità sorda era facile da rappresentare, era molto facile, perché l'unico tipo di sordo era il sordo che frequentava la scuola speciale, l'istituto. Allora la legge obbligava la frequentazione di determinati istituti. E quindi all'interno della comunità tutti utilizzavano la lingua dei segni, c'era abbastanza omogeneità. E invece oggi come oggi ogni sordo è diverso. Perché ad esempio io sono cresciuta in un piccolo paese all'interno di una famiglia di sordi. Questa è la mia esperienza. Io uso la lingua dei segni e l'italiano. Ci sono persone che parlano, persone che non parlano. Alcuni sordi usano solo la lingua parlata e non accettano la lingua dei segni. Altri sordi magari sono diventati sordi a 7-8 anni e quindi usano la lingua dei segni, ma hanno una lingua parlata che sembrano udenti. È per questo che bisogna rappresentare nel modo giusto i diversi tipi di sordi, bisogna coinvolgere le persone esperte, coinvolgere persone che abbiano una determinata apertura mentale. Non è possibile rappresentare un'unica bandiera, perché adesso in Italia bisogna accettare il fatto che ci siano tante bandiere diverse. E quindi non è possibile rappresentare tutti sotto uno stesso e un unico colore. Perché io dico la verità, quando bisogna rappresentare un personaggio sordo, è giusto coinvolgere i sordi, perché è bello far vedere la lingua dei segni. La lingua dei segni è una lingua vera, una lingua che parla. Una volta nessuno poteva immaginare la lingua dei segni, che percorso poteva poi avere.
Si dice che la lingua dei segni sia nata intorno agli anni 60, ma in verità è molto più antica. E la ricerca linguistica ha ufficializzato che la lingua dei segni sia una vera e propria lingua, grazie agli studi di Virginia Volterra e poi Elena Pizzuto. Alcune persone udenti hanno capito che la lingua dei segni aveva lo status di lingua, confronto al passato che venivamo considerati noi sordi come delle persone che facevano una pantomima, ma noi mica facevamo il cinema muto, cioè eravamo rappresentati tutti come buffoni, ma noi persone sorde non siamo dei buffoni, diciamo. E purtroppo per dare apertura al nostro mondo e visibilità si commettono degli errori, non si persegue la strada corretta per arrivare all'obiettivo. Ci stavi dicendo poco fa, del prendere una persona sorda o un interprete pensando che possa, dire, rappresentare o essere sufficientemente rappresentativa di tutto quello che ci serve sapere della comunità sorda. In realtà ci sono delle persone sorde che hanno delle competenze specifiche in ciascun ambito e non diversamente nell'ambito anche artistico. Culturale è il tema di cui spesso si discute dei deaf talent, della valorizzazione dei talenti sordi che ci sono, esistono e per una enorme quantità di ragioni spesso non riescono a emergere, ma si fa ricorso a delle figure invece general generiche che, per quanto piene di buone intenzioni, in realtà non hanno le stesse né competenze né talento, in realtà, che servirebbe per ricoprire quel ruolo, per quella posizione. E a proposito di talento sordo, noi di recente, pochi mesi fa, abbiamo avuto la possibilità di ospitare virtualmente, sempre attraverso un incontro online, a Bergamo, Nicola Della Maggiora, un tuo collega, esperto di visual vernacular, una tecnica teatrale che ha moltissime tangenze con il mondo cinematografico. E nell'incontro con Nicola era emerso come la sordità, favorisca la capacità di, delle capacità espressive veicolate attraverso corpo, la gestualità, e sono moltissimi in realtà i talenti attoriali nella comunità sorda, seppur non siano spessissimo delle figure professionali, professioniste, così ritenute. Quindi volevo chiederti, secondo te esistono già o potrebbero aprirsi nel mondo cinematografico al di là dello specifico contesto del CineDef, del cinema sordo, delle possibilità per gli attori sordi? Sì, Nicola ha detto giusto. I sordi hanno una maggiore capacità espressiva, ma questo capita soprattutto ai nativi segnanti, che sono abituati a giocare con le proprie espressioni. Infatti, rispetto alle persone che imparano la lingua dei segni in un momento successivo, hanno una capacità comunicativa, espressiva, perché appunto fa parte della propria comunicazione visiva e corporea, veicolata dalla lingua dei segni. È buffo perché quando ho partecipato a un casting, e non vi dico i nomi, ho appunto avuto modo di confrontarmi con le persone che volevano essere selezionate. Era un casting per un film, lo conoscerete, di Rai 1, Romanzo Familiare.
doveva essere selezionato un protagonista sordo, un personaggio. E naturalmente si sono candidate diverse persone, ma nessuno delle persone sorde era attore professionista. Durante appunto la fase preparatoria io conoscevo tanti di quei ragazzi che volevano essere selezionati e li conoscevo perché erano persone che fuori, io non parlo di ambito artistico, utilizzavano una capacità espressiva molto elevata. Ma nel momento in cui dovevano presentarsi e appunto recitare una scena, tanti di loro erano impacciati, non erano in grado di rappresentare attraverso il corpo e quindi questo mi convince proprio del fatto che bisogna essere preparati e formati, non necessariamente grazie a un percorso in accademia triennale, perché logicamente dipende anche dalle possibilità economiche, però il mio consiglio è, prima di presentarsi a un casting, chiedere a qualcuno che lavora in ambito teatrale, cinematografico, come bisogna presentarsi e avere dei consigli rispetto a quello che è necessario durante un provino mettere in campo, perché non è sufficiente avere una buona padronanza della lingua dei segni e delle capacità espressive. Infatti, come dicevo prima, io ho imparato molto all'interno del laboratorio teatrale, del Diversamenti Comici, di Cabaret, a gestire le mie emozioni, a separarle dalla scena. È per quello che tanti attori udenti partecipano ai casting e riescono, diciamo, ad avere le parti e i ruoli di persone sorde, perché sono attori. E quindi possono impersonare qualsiasi personaggio. Sono in grado di separare le proprie emozioni da quelle di scena. Come dire, quindi c'è questa di differenza, perché sono attori, veri e propri attori. Quindi ecco, l'ambito formativo, è probabilmente lo scoglio da superare, la prima cosa da aprire e rendere accessibile per far sì che poi a cascata tutto ciò che consegue dall'acquisizione reale di questa competenza poi diventi una professione. Sì, questa è una cosa. Questo, ma c'è anche un altro problema. A livello istituzionale, ad esempio, un'associazione forte che tutela i diritti delle persone sorde è l'ENS. E l'ENS credo che debba lavorare affinché questi diritti vengano tutelati, perché io ho visto e ho saputo che in tante situazioni sono stati incaricati interpreti, ma non è il modo giusto di agire, perché tante volte ci sono progetti conosciuti, ad esempio. C'è stato il progetto di Team Vision per la produzione di un cartone animato accessibile. Ma l'ENS ha incaricato e supportato il lavoro di interpreti. Ma quando miglioreremo? Quando miglioreremo se non abbiamo la possibilità di accedere in tanti ambiti, perché l'ente istituzionale dovrebbe tutelare questi interessi, dovrebbe lottare affinché
i ruoli e gli incarichi vengano affidati ai sordi, quindi anche a livello politico c'è questo grosso scoglio, perché appunto deve essere messo in campo anche il talento dei sordi. Interessante, di cui direi andando poi a chiudere potremmo parlare. È legato a un progetto di doppiaggio a cui tu e Nicola Della Maggiora avete partecipato, collaborando per il cartone animato Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, un cartone animato per bambini molto piccoli, dai 2-6 anni, trasmesso su Rai Yoyo. È un cartone animato accessibile anche ai bambini sordi, accessibile a tutti i bambini in realtà, e vorremmo mostrarne un piccolissimo estratto, giusto perché anche chi non ha magari bambini così piccoli da essere interessato, insomma, al cartone animato, quindi da poterlo conoscere, abbia modo di farsi un'idea di che cosa stiamo parlando, insomma. Se la regia può mandarcelo brevemente. Viva il circo! Lampadino e Caramella attraversano il parco dell'elefante diretti verso la grande quercia, ma si bloccano davanti ad una sorpresa. Guarda, Caramella, è arrivato il circo! Che bello! Il circo mette tanta allegria! Io adoro i pagliacci! A me piacciono gli acrobati, ho anche imparato a fare dei numeri. Guarda come cammino sulle mani a testa in giù. Due, tre, oh, cado! Attento, Lampadino! Mi cadi addosso! Eh sì, Lampadino travolge Caramella e i due rotolano a terra. Ecco, ti abbiamo visto doppiare Caramella mentre Nicola Della Maggiora doppiava Lampadino. Hai voglia di raccontarci come è nato questo progetto, ma soprattutto come si fa il doppiaggio di un cartone animato? Lingua dei segni. Rido perché ogni volta mi fa piacere vedere qualche episodio e tra poco ci sarà la seconda stagione. Sono contenta perché io non ho fatto parte del progetto in origine. Il progetto in origine viene dalla casa editrice Punto di Vista. Questa casa editrice, insieme ad Animundi, aveva partecipato a un crowdfunding voluto da Tim per appunto la selezione di diversi progetti. È riuscita a vincerlo e questo progetto all'inizio era, diciamo, presentato con degli episodi pilota dimostrativi, dentro ai quali nel balloon c'era un interprete che è stata onesta, molto carina, e aveva già detto che se il progetto avesse vinto si sarebbe fatta da parte e avrebbero dovuto partecipare delle persone sorde, quindi veramente tanto rispetto per l'onestà di questa interprete Caterina. Il progetto poi ha approdato sulla Rai e hanno provato a fare un test di 5 episodi e non è stato facile perché dovevano essere integrate le battute in lingua parlata con quelle in lingua dei segni.
Quindi si è fatto una prova perché gli episodi da 5 minuti l'uno dovevano avere i tempi televisivi. E voglio anche evidenziare una cosa importante. Prima ho sbagliato, scusate, ho detto importante la persona, ma questo non è la verità, perché l'importanza è che la squadra abbia le competenze. Una persona competente non è sufficiente, deve essere la squadra ricca di competenze. Quindi le persone competenti fanno una squadra competente. Quindi insieme a EasyMade siamo stati incaricati del doppiaggio in LIS. È stato faticoso. All'inizio non sapevamo come seguire la tempistica e volevamo supportare il Deaf Talent, quindi non avvalerci di interpreti, volevamo fare noi. Si è tenuto un casting per la selezione degli attori, dei doppiatori. Adesso vedete che ci sono tanti personaggi. Io e Nicola siamo Lampadino e Caramella, il fratello e la sorella, insomma, personaggi nel cartone animato. Ma tutti gli altri animali e personaggi sono sempre interpretati da doppiatori sordi. Quindi un lavoro di squadra che ha previsto comunque la presenza di interpreti, di persone udenti sul set. È naturale che, insomma, i sordi sono sempre affiancati dall'interprete, questo è sempre necessario per dare il feedback, i turni e quant'altro. È stato un bel lavoro, faticoso, corale, ma che ha dato la possibilità a tutti i bimbi di guardare lo stesso cartone animato. E ai bambini, anche a bambini piccoli, di aumentare la propria consapevolezza perché vedevano un modello dentro allo schermo. E anche mio figlio, che ha 2 anni, ha dovuto capire che, insomma, quella sullo schermo non era la mamma, ma era Caramella. Eh sì. E poi la visibilità che si è data alla lingua dei segni anche fuori, perché uscendo con gli amici, hai visto e saputo, c'è la lingua dei segni, e si vedevano i bambini con lo zainetto del cartone animato e venivano riconosciuti i personaggi, e quindi si è ha avuto la possibilità di vedere la lingua dei segni anche in un altro ambito. Io ho saputo che alcuni interpreti sono diventati professionisti perché quando erano piccole, vedendo l'interprete al telegiornale, si sono appassionate e hanno voluto imparare la lingua dei segni, una lingua nuova. Quindi questa è una bella storia. Quindi il cartone animato è adatto a tutti i bambini. Noi abbiamo provato, ci siamo sforzati anche di adattare una lingua che fosse fruibile, quindi accessibile anche in termini di velocità, perché c'erano dei pezzi per cui la lingua era prodotta in modo troppo veloce per essere accessibile. E abbiamo capito anche che allora i bambini sordi naturalmente potevano avere accesso a tutti i contenuti, ma i bambini udenti avevano bisogno magari di vedere un segnato più tranquillo, più moderato. Naturalmente il cartone animato non è fatto per essere educativo in termini linguistici. È un'occasione per i bambini sordi poter vedere dei personaggi e poter godere di una storia dall'inizio alla fine,
in lingua dei segni, quindi i dialoghi e le battute accessibili. Noi ci teniamo molto che il cartone sia per tutti, però naturalmente per imparare la lingua dei segni si possono guardare dei video in internet, su YouTube. Ah, e poi invece in tanti mi hanno chiesto come mai nel cartone animato in alcuni momenti non ci sono i doppiaggi in lingua dei segni. Ad esempio, la voce del narratore, che è impersonata dal sole, non è doppiata in LIS e non è neanche sottotitolata. Ma la funzione del narratore nel cartone animato è quella dell'audiodescrizione, perché i bambini sordi possono vedere quello che succede sulla scena, i personaggi che si muovono, e non è necessario raccontare quello che viene visto, ma serve per i bambini ciechi. E quindi la necessità è diversa, nonostante siano disabilità sensoriali, sono due mondi separati, con delle esigenze diverse l'una dall'altro, quindi le esigenze per i bimbi sordi e quella per i bimbi ciechi. Naturalmente, per invece i sordociechi la situazione è ancora diversa e mi spiace, dovremmo pensarci. Immagino anche a chi ci sta guardando, che come dicevi tu, è solo un cartone animato per bambini, in realtà dietro c'è un lavoro immenso. E questo progetto, tra l'altro, funziona esattamente, mi sembra di capire come dovrebbero funzionare tutti i progetti di accessibilità e inclusione. Quindi, come dicevi tu, con una squadra di lavoro, in cui, le persone, rappresentano il meglio delle competenze possibili, per quell'ambito specifico. Quindi davvero un ottimo progetto, felicissimi di sapere che si stia preparando insomma la seconda stagione e che quindi continui. In chiusura, perché siamo andati lunghissimi, ma va bene così, volevo chiederti un'ultima battuta, un ultimo consiglio. A Bergamo sono moltissime le istituzioni, le realtà culturali che stanno cercando di lavorare proprio sull'inclusione e l'accessibilità, non solo con l'ISTEN Project e con il coinvolgimento della comunità sorda, ma anche rivolgendosi a pubblici con bisogni specifici, persone con disabilità o in condizioni di fragilità, marginalità. Bergamo Film Meeting stesso ha fortemente voluto questo incontro e la tua partecipazione in questa edizione di Bergamo Film Meeting. Ti chiederei, così a bruciapelo, quale consiglio ti senti di dare alle persone che operano nel mondo del cinema e che vorrebbero rendere accessibili e inclusivi film, rassegne, festival, quantomeno renderli più accessibili? Un consiglio su tutti. Beh, sicuramente il coinvolgimento di persone esperte nella squadra. Poi per partire si può coinvolgere almeno una persona esperta in ambito cinematografico e anche un interprete, perché spesso durante le riunioni è necessario che ci sia un interprete, perché altrimenti la persona sorda non può accedere a tutti i contenuti che emergono. Quindi un lavoro di squadra. Un seme che dia la possibilità di aprire la strada a questi nuovi percorsi. Vi faccio un esempio. Qui a Roma c'è un festival, il Festival dei Tulipani di Seta Nera. Ecco, è un festival prodotto da Rai.
Ed è garantito il servizio di interpretariato, purtroppo però non funziona. C'è qualcosa che manca. È accessibile al 100%, ma non funziona. È garantita la lingua dei segni, la presenza dell'interprete, la sottotitolazione delle proiezioni, ma deve essere coinvolta anche la cultura sorda, perché non è sufficiente prendere e mettere un interprete o sottotitolare i programmi. Perché l'obiettivo dell'accessibilità è che si arrivi alla partecipazione delle persone sorde. Perché quando c'è coinvolgimento delle persone sorde, quando si sentono coinvolte, un ambiente, un festival può diventare il punto di riferimento della comunità. A me è capitato di partecipare a una serata del Festival dei Tulipani di Seta Nera, ma non ero l'unica sorda presente in sala. E quindi l'accessibilità in quel modo non funziona. Secondo me, l'accessibilità significa organizzazione. Quindi organizzare una squadra che riesca a capire come possa essere resa questa accessibilità. Quindi una squadra che preveda la presenza di interprete, di persone sorde, e solo in quel modo potranno essere gettati tanti semi e da lì potranno germogliare tanti progetti nuovi e accessibili. Grazie Deborah, grazie infinite. Vorrei ringraziare innanzitutto Chiara Fassina e Elisa Verrando, le nostre interpreti che ci hanno supportato in questa chiacchierata. Bergamo Film Meeting che ha sostenuto, supportato, voluto questa conversazione, tutto lo staff di The Blank che ci ha aiutato a realizzarlo. E di nuovo grazie infinite a te, Deborah. È stato interessante. E spero che abbia aperto a chi ci sta guardando. Grazie, Grazie a te per avere fatto davvero tante porte. questa opportunità. Grazie a te per la possibilità. Perché questo incontro, che diciamo prevede la presenza di 4 persone, no, di 2, però arriverà sicuramente a tutti. Grazie per aver pensato a me.